Importante serata per l'orchestra dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Pietro Mascagni di Livorno, che insieme a quella del Conservatorio Puccini della Spezia si sono esibite sotto la direzione del maestro Giovanni Di Stefano lo scorso 1° gennaio al Teatro Goldoni, nel concerto di Capodanno che apre la stagione concertistica del Teatro Toscano. In programma la suite dallo Schiaccianoci di Tchaikovsky, le danze polovesiane dal Principe Igor di Borodin e la suite strumentale dalla Carmen di Bizet, insieme al mezzosoprano Laura Brioli, hanno incantato il pubblico livornese che diversi giorni prima dell'evento aveva già esaurito tutti i biglietti messi in vendita. Quello di oggi è un grande successo, 85 elementi di un'orchestra che si possono esibire in un teatro così grande, gremito di pubblico, è un'occasione imperdibile. Ci permette di dare un risultato alla città con un programma interessante e di realizzare un'esperienza didattica favolosa per gli allievi. Questo è il concerto che ha aperto la stagione dei concerti del Teatro Goldoni di Livorno, quindi è un grande onore per noi, insomma, poterlo fare con un'orchestra di giovani. La replica di questo concerto è il 18 gennaio alle ore 18 al Teatro della Base Militare, della Base Navale della Spezia, dentro l'Arsenale, e anche se è un luogo particolare, perlomeno permette anche di recuperare, di riutilizzare uno spazio che alla Spezia, diciamo, non è stato più usato per molti anni.